Ciao Dario, buonasera. Vale, buonasera, buonasera a tutti. Ci rivediamo dopo qualche Dovremmo giorno. esserci. Sì, dovremmo essere, guarda un po' se siamo sul gruppo. Gentilmente. Controllo. Grazie. Così non parliamo da soli come l'altra volta. Ci siamo. Allora, Ale, di cosa parliamo stasera? Parliamo di Parliamo giocoli. di giocoli, particolare con. Io, appunto, in particolare abbiamo deciso di iniziare ad affrontare, anche perché tutta in una puntata infattibile, l'autopsia dei ragazzi tedeschi del delitto di giocoli, dei ragazzi morti nell'83. Faremo un attimo un accenno sulle date per coordinare un attimino i movimenti dei ragazzi, che cosa è successo a grandi linee, per chi non conoscesse la vicenda, e ci addentreremo in alcuni passaggi curiosi dell'autopsia. Ora, io vorrei sottolineare che nessuno di noi è un medico legale, questo è chiaro, però ci sono dei passaggi che anche per una persona con una minima infarinatura, di medicina o comunque una persona che si fa delle domande, vengono all'occhio. E sicuramente sono degli elementi che andrebbero affrontati e dai quali magari potremmo trarre, se qualche tecnico o qualche medico vuol dare un contributo, una nuova visione sull'epoca dell'omicidio, sulla data esatta dell'omicidio dei tedeschi. Noi sappiamo che i tedeschi ufficialmente sono morti la sera del 9 9 settembre settembre, 83. tra le Esattamente. 11 e l'1. Esattamente. Questo è quello che si è appurato e fino ad oggi è la verità giudiziaria. Però appunto, come vedremo dalle autopsie, e ripeto, ci concentreremo solo su alcuni passaggi per il momento, quindi non vi preoccupate se non l'affrontiamo tutta. Anzi, se volete poi diciamo fare delle domande, chiedere approfondimenti su altre sezioni del documento, ben venga la prossima volta che affronteremo un'altra parte dell'autopsia, appunto, cercheremo di accontentarvi. Quindi io partirei al momento da dove? Da quando i ragazzi tedeschi sono partiti dalla Germania, anche per fare un attimino un conto dei giorni che sono passati da quando loro sono partiti e quando loro poi sono morti. Allora, siamo a Spessart, in Germania. A bordo di un furgone Volkswagen Transporter attrezzato a camper, due ragazzi tedeschi, Horst Mayer e Uwe Rus, partirono nel settembre dell'83 per una vacanza in Italia. La mattina di mercoledì 7 lasciarono la città di Münster, nel nord-ovest della Germania. Come riporta una nota della SAM per la procura di Firenze, quella sera Rus telefonò ai suoi familiari della città di Spessart. Premesso che non esiste una città di nome Spessart, è molto probabile che la nota si riferisse alla zona di Spessart, circa 350 km a sud di Münster. Questo è l'ultimo contatto certo che abbiamo. Quindi teniamolo ben presente. Il giorno 7, ovvero il giorno della partenza. Di qui in avanti bisogna procedere facendo qualche lecita supposizione e prendendo in considerazione alcune testimonianze. Verosimilmente i due giovani ripartirono la mattina successiva, giovedì 8 settembre. La distanza fra Spessart e Firenze è di circa 950 km. Percorsi a bordo di una vettura che certamente non permetteva alte velocità. È lecito supporre che i due ragazzi arrivarono in Toscana non prima della tarda serata di giovedì, e questo sarebbe in linea con la testimonianza di un metronotte che quella sera li vide nei pressi della Piazzola degli Scopeti a San Casciano Val di Pesa. Non è tuttavia possibile escludere a priori che nel lungo tratto fra Spessart e Firenze i giovani tedeschi avessero deciso di fare una tappa intermedia e dunque giunsero nel capoluogo toscano proprio nella giornata di venerdì 9, purtroppo appena in tempo per rimanere vittime del mostro di Firenze. In tal caso però ci sarebbe da chiedersi chi vide il metrodotte a Scopeti la sera precedente. La risposta potrebbe essere un'altra coppia di stranieri a bordo di un furgone Volkswagen, il che sarebbe una coincidenza ben strana. Risulta comunque certo che nel pomeriggio di venerdì, tra le 16:25 e le 18:25, i due giovani lasciarono in camper in un parcheggio nelle parti di Santa Maria Novella, Firenze,
venne rinvenuto il tagliandino della sosta all'interno del furgone. E successivamente quella sera parcheggiarono in un prato decente via di Giogoli, zona Galluzzo, per trascorrervi la notte. Stando al referto medico stilato dal dottor Mauro Maurri, l'ufficio omicidio ebbe luogo fra le 21 e mezzanotte di quel tragico 9 settembre, un orario dunque coerente con i delitti fino a quel momento commessi dal mostro. Allora, perché io ho letto questa parte qua, che parte appunto, scusate la ripetizione, dalla mattina di mercoledì 7, per dirci che in quel giorno loro lasciano la città e che il Rusk telefonò ai suoi familiari da Spessart. Allora, qua viene fuori che appunto che Spessart non esiste come città, casomai esiste una zona di Spessart. Ora, senza voler essere sempre malfidato, sicuramente qualcosa in questa ricostruzione non torna molto. Ma non torna solo, non è che non torna solo alla luce di quello che diremo dopo che viene fuori dall'autopsia. Non torna anche per i riferimenti che dà. Che riferimenti dà? Una telefonata che pare sia avvenuta da una zona che, cioè da una città che non esiste, e quindi come si fa a dire forse dalla zona di Spessart? Se già si dice che quella città non esiste. Quindi già questo è un riferimento che dal mio punto di vista è molto labile e non dà nulla di certo neanche sulla partenza. E l'altra cosa, e ritrovo solo il punto, scusatemi, è appunto la testimonianza del metronotte, che la sera dell'8 settembre li vide in tutt'altra zona, vicino a Villa Machiavelli, a Firenze, e li avrebbe mandati via dicendo che lì non potevano campeggiare. Cosa abbiamo in comune qua con un'altra storia? Abbiamo in comune alcuni elementi, anche con l'elemento degli altri due unici stranieri che sono stati uccisi dal mostro di Firenze, per quanto ne sappiamo, ovvero Eddie Morio, spostamento tra di lì, ovvero il fatto che sono stranieri, il fatto che nessuno sa dire bene né quando sono arrivati né quando sono partiti né che strada hanno fatto, il fatto che i riferimenti, anche se volete vedremo anche il famoso biglietto rinvenuto che gli collocherebbe a Firenze, elementi appunto che li collocano in alcuni punti della nostra penisola, ma senza nessuna certezza. I famosi scontrini della Morio che vengono trovati dopo che la macchina era già stata completamente perquisita, trovati dal fratello. Insomma, sono degli elementi che sembrano, a leggerli tutti insieme, a collegarli in un unico pensiero, sembrano quasi essere stati da qualcuno, non si sa chi, messi lì quasi a suggerire un percorso che queste due coppie avrebbero dovuto fare. Ora, qua ci dicono appunto che tutti questi elementi portano alla certezza che loro il venerdì 9, nel pomeriggio tra le 16:25 e 18:25, prima di recarsi nella piazzola di Giogoli, avevano lasciato in sosta a Santa Maria Novella, cioè a Firenze, vicino alla stazione, il loro furgone. Allora, sempre ammettendo, e verrò facilmente anche tacciato magari di complottismo, ma poi spiegherò il mio ragionamento, sempre ammettendo che il furgone si trovasse lì e sempre ammettendo che ce l'avessero portato i tedeschi, in questo furgone sarebbe stato trovato un bigliettino che adesso andiamo un attimino a vedere. Se lo trovo, Abbiate pazienza. Perché qua, eccolo qua. Perfetto. Allora. Dopo la rimozione dei cadaveri dall'interno del pulmino, questo viene condotto presso una stazione dei carabinieri e controllato nuovamente. Quindi anche qua c'è un primo controllo, si vede, fatto dalle giovani marmotte, perché come nel caso
dei francesi, e questo primo controllo, questi importantissimi ed evidentissimi elementi non vengono fuori. Però, dopo aver rimosso il mezzo, come dicevo qua, viene condotto presso la stazione dei carabinieri. Al suo interno viene repertato un frammento di un proiettile, che non era stato visto prima, e un biglietto di un posteggio dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Il biglietto è messo il 9 settembre 83 in un orario compreso fra le 16.25 e le 18.25 da un posteggiatore di nome Gino T, presso il parcheggio di via Valfonda, appena oltre la stazione di Santa Maria Novella. E abbiamo un biglietto che l'unica cosa certa che sappiamo è che è stato emesso da questo Gino T per qualcuno che si è parcheggiato lì. Le due cose non sono automatiche, cioè il ragionamento che loro siano stati lì a parcheggiare, specie dopo il ritrovamento postumo, e specie dopo l'identità del ritrovamento postumo con l'unico altro omicidio dei francesi, dove ricordiamo che c'è anche la similitudine che loro non sappiamo bene da dove siamo partiti, che tragitto abbiamo fatto, quando siano arrivati, quando siano spariti. Tutte e due le coppie sono state mandate via da un metronotto, da un guardiacaccia, insomma, in situazioni analoghe. Insomma, ci sono diversi elementi che ci portano in una direzione o in una possibile direzione. Quindi noi sappiamo che, dando per buono che loro dopo le 18.25, in questo caso le 9 settembre 83, si fossero recati nella piazzola di Giogoli, diamo per scontato che siano morti la sera. Andiamo a leggere un attimino i passaggi dell'autopsia di cui parlavo prima. Come quindi, ripeto, Dario, in teoria fino alle 18 erano vivi, in teoria. Sì, perché nella testa di chi ha fatto le indagini sicuramente sembra di capire che pensino che il furgone l'hanno portato qui loro, a Giogoli. Quindi, Dario, scusami, poi mi scordo. Allora, tutti i testimoni che sono stati portati a processo, che hanno visto moto, motorini, auto nei giorni precedenti, a che cosa servivano? Allora, noi sappiamo, parliamoci chiaro, che Pacciani aveva un motorino. No, che servivano se i tedeschi non erano lì. Ah, non servivano a niente. Sì, io stavo ripercorrendo quello che avevamo già appurato del fatto che erano avvistamenti, tra l'altro, della stessa famiglia, totalmente incompatibili tra loro, per colore, tempi, insomma. Ma indipendentemente da questo, esattamente a che cosa sarebbero serviti se loro fossero arrivati proprio all'ultimo su quella piazzola? Perché da quello che emerge dalle indagini, sembrerebbe che questi sono recati alla piazzola dove sono partiti, sono arrivati in Italia, non si sa bene come e quando, sono recati alla piazzola a un certo punto davanti a Villa Machiavelli, sono stati mandati via, sono stati a Firenze nel parcheggio di Santa Maria Novella fino alle 18.25, o meglio, il parcheggio era lì, era possibile fino alle 18.25, quindi può darsi che loro siano andati via anche prima. Ma ciò non importa, perché nell'analisi del caso questa è quello che è venuto fuori, che loro hanno portato il furgoncino nella piazzola di Giovoli. Quindi noi dobbiamo considerarli vivi da quel che emerge fino a quell'ora. Allora, qua avrei voluto arrivarci per gradi, ma la prima cosa che emerge proprio nella pagina iniziale della relazione singola su Meyer, effettuata relazione di ispezione esterna e sezione cadaverica eseguita alle ore 9 del mattino dell'11/9/83. Quindi noi siamo, esattamente, loro sono stati trovati il 10, un giorno dopo che sono stati trovati. Andiamo a leggere. Leggo anche un pezzettino in più per arrivare lì. Ispezione esterna. Il cadavere giace supino sul tavolo anatomico ed è rivestito con un paio di slip in cotone azzurro e blu, imbrattati di sangue in regione posteriore, prevalentemente a sinistra, in corrispondenza della regione glutea a sinistra e in prossimità della linea mediana a 3 e a 10 cm. Dalla cucitura superiore è presente una soluzione di continuo ovalare con margini regolari di 8x6 mm, con maggiore asse diretto trasversalmente.
al lobo auricolare sinistro presente di orecchino ad anello in metallo dorato. Trattasi di cadavere di sesso maschile, dell'apparente età di 20-25 anni, in buone condizioni generali, della lunghezza di 185 cm. La rigidità cadaverica è risolta completamente in tutti i distretti osteoarticolari. E questo, come poi andrò a leggere, anzi lo leggiamo subito. Dario, quindi l'autopsia l'hanno fatta 30 ore dopo, in teoria, dopo la morte. Teoria. Loro dicono 33 ore dopo la morte. E adesso, già era risolto Rigo. Completamente. Leggo anche quello che la pagina corrispondenza che riguarda il RUSC. Relazione di ispezione esterna, sezione cadaverica eseguita alle ore 10.30 dell'11.9.83. Vi risparmio quello che c'è scritto prima perché non è inerente, come avete visto, solo la descrizione superficiale. Rigidità cadaverica completamente risolta in tutti i distretti corporei. E continua. Ipostasi di colorito rosso vinoso presenti lungo le regioni declivi del cadavere. Colorazione verdastra ai quadranti inferiori dell'addome. Accenno per quanto riguarda lo stomaco. Stomaco contenente 300 cm di poltiglia rosea giallastra, all'interno della quale sono visibili piccoli filamenti rossi attribuibili verosimilmente a pomodori. Pareti gastriche con regolare disegno plicale. Accenno a reticolo putrefattivo. Ora, la cosa mi ha incuriosito un po', perché io un certo tipo di dubbi ce l'ho sempre avuto sull'omicidio dei francesi, ma mai l'avevo avuto sull'omicidio di Giogoli, perché mai avevo letto l'autopsia con attenzione a questo punto. Leggendo appunto la questione della rigidità cadaverica completamente risolta, essendomi trovato già di fronte a questa cosa davanti all'autopsia di Scopetti, sono andato a ricontrollare, non su Wikipedia che dice dai 24 alle 48 ore, sono andato a controllare su, prendo subito solo il riferimento, chiedo scusa, eccolo qua. Sono andato a controllare su un manuale di semiotica tanatologica dell'Università della Sapienza. E per quanto riguarda il tempo del rigor mortis, volevo cercare, eccolo qua. Il tempo del rigor mortis è molto chiara questa pubblicazione. Dice, lasciando stare il precedente che non ci interessa. Più precisamente, l'andamento, o meglio, l'evoluzione dello stato contrattile muscolare nel cadavere segue queste fasi, i cui limiti cronologici è bene tenere a mente. Subito dopo il decesso si osserva una diffusa flaccidità. Dopo circa 2 o 3 ore dal verificarsi della morte, inizio della rigidità. Dopo circa 12 ore dalla morte, completamento della rigidità. Dopo circa 24-36 fino a 48 ore dalla morte, massima intensità del rigor mortis. Infine, risoluzione della rigidità. Inizia lentamente, lentamente. A partire dalla 48esima ora e si completa in genere entro le 72 ore dalla morte. Dario, nel sesto senso, chi guidava il furgone a Firenze? Poi ci troviamo di sopra. Chi guidava il furgone? Chi ha messo la tenda? Chi ha visto i ragazzi? Chi ha mai visto? Sono sempre poliziotti, Sì, poliziotti, guardia caccia, guardie, gente dello stesso entourage, gente con un porto d'armi, gente che li avrebbe visti. Li avrebbe visti. un order vero, Dario, con l'alta temperatura estiva si risolve prima il rigor mortis. È vero anche che il E poi furgone era aperto e vicino agli sì. alberi che facevano ombra.
Allora, c'è da dire una cosa però, io ho anche parlato con un perito, il quale sostiene che il caldo addirittura la risoluzione la rallenta più che accelerarla. Parliamo di risoluzione, non di processo putrefattivo, è risoluzione del rigor mortis. Ma indipendentemente da questo, quello che mi spiegava anche questo perito è che quello che viene tenuto conto è la temperatura media della giornata, che non vuol dire che se ha fatto 30 gradi a mezzogiorno e 15 alle 2 la temperatura media sia 30 gradi. La temperatura media, ad esempio, a Scopeti era 20 gradi, 20 qualche grado, non era una temperatura. Media era Ed è quella che viene considerata.25-26 quel giorno. Di media, eh? Di media. Ah, tu parli in media, io parlo in massimo. No, di media, perché mi spiegava che viene contata la media della giornata. Infatti siamo andati a vedere le medie, appunto. Quindi infatti si parla, tra l'altro, di un processo molto lento che comincia dalla 48esima ora e si completa in 72. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se l'hanno trovati già con il rigor completamente risolto, qua sono passati almeno 3 giorni. No, si è risolto in sede autoptica, ma comunque dopo 33 ore era risolto. Loro dicono che erano 33 ore dalla morte e poi cercheranno di giustificarlo sempre con la solita postilla. Sono cose comunque che non si possono dire, sì, Seguendo voglio dire, questi con passaggi, prima massima sicurezza. delle 33 ore loro erano vivi perché stavano a Firenze, quindi erano Questo vivi a che esce Firenze. dall'autopsia è impossibile, a parere mio. Quello che vediamo dell'autopsia, se è come penso io, è impossibile sia per come è stata descritta la vicenda, diciamo ufficialmente, sia anche per il giorno in cui sono partiti, perché loro sarebbero partiti il 7. Non rientriamo neanche lì. O rientriamo a malapena. Mi spiego perché. Da questi raffronti vorrebbe dire che questi sono morti il 6 o il 7. Vogliamo metterci un'accelerazione per qualche motivo? Dagli un giorno in più. Ma questi hanno la muffa nello stomaco, accenno al reticolo di putrefazione. Ma di cosa stiamo Putrefazione parlando? sull'addome, sul basso addome. Sull'addome. No, ma non solo, perché la prima slide che è. Dice, marezzatura verdastra con evidente reticolo putrefattivo al volto, regione anteriore del collo, regione anteriore del torace, terzo superiore, spalla sinistra, terzo superiore, braccio sinistro, enfisema scrotale. Io ho la marezzatura verdastra, per carità, magari. Un accenno, non voglio entrare, però non voglio entrare nel merito anche di questo. La cosa a me che mi ha colpito di più è stata la questione del rigor mortis risolto. Certo è che questi altri due o tre elementi che vediamo proprio nella lettura della Sai serva. Dario, ma queste cose solo poi alle vittime straniere, cioè alle Esattamente. vittime nostrane, non è Non mai capitata scontriamo una esattamente situazione del questo. genere. No. Eppure erano, sono state di fuori come francese, però C'è da stavano in chiedersi, avanzato. ad esempio, per fare un raffronto con Scopeti, c'è da chiedersi, noi sappiamo che esiste o esisterebbe un rullino di foto che sarebbero le ultime foto fatte dai francesi nel loro soggiorno in Italia, tra le quali sarebbe presente una foto fatta a Pisa, dove lui fotografa lei, se non sbaglio, e una misteriosa foto addirittura a San Casciano, dove si mormora addirittura che apparisse in un angolo anche uno degli implicati. Vero o non vero che sia? Non trovate curioso che stiamo leggendo le autopsie, ma le ultime foto di questi due ragazzi. Paradossalmente girano le foto del tavolo autoptico dei cadaveri, ma non girano quelle di loro da vivi, no? Precedenza, quindi. Esattamente. Non trovate un po' strana sta cosa? Cioè girano documenti, girano foto.
E le ultime foto dei due ragazzi da vivi, che non ci sarebbe niente di male che fossero uscite, secondo me, a un certo punto, no? Giusto per testimoniare che loro erano venuti in Italia, no? Per passare un soggiorno sereno, non solo. Cioè, si preferisce far vedere o divulgare alcuni documenti, alcune foto, ma quelle stranamente non sono mai state desecretate. Documenti, le foto divulgate, la francese con i capelli, hanno messo una foto con i capelli rasati, no? Quindi anche i documenti anche escono solo quelli che poi alla fine, guardandoli, non ti portano a niente. Chiaro, chiaro. Escono anche documenti contraddittori tra di loro. Faremo anche una puntata su un caso del genere, dove si riscontra proprio una cosa che, mamma mia, infatti più in là. Lo Prossimamente diremo più avanti, se no non è bello dire tutto adesso. festeggeremo l'onomastico. E quindi Dario, Esattamente. scusami, come si accorda questa? Non La si accorda. testimonianza comunque è che stavano a Firenze fino a quel pomeriggio. Che erano di Ma Via dei stavano. Sosta, Hanno quindi trovato un pezzo di un è accettato. biglietto. Hanno trovato un pezzo di un biglietto che un parcheggiatore dell'Unione Reduci Labari, che cos'era, ha emesso per qualcuno. E non è stata trovata sul momento, è stata trovata come i biglietti dell'autostrada che dovevano provare. La data e il tragitto che hanno fatto i francesi, che è stata trovata in una perquisizione successiva alla prima che è stata fatta, anche qua magicamente spunta fuori un bigliettino. Siamo un po' nel mondo di Willy Wonka qua. Spunta fuori il bigliettino. E il bigliettino La dovrebbe Golf dirti. ha tre cassetti di plastica. Molto, è facile una perquisizione su qua Golf. Poi è stata data ai Sì. parenti e i parenti l'hanno trovata. Gli scontrini, no? Sanno che parente trova i Assolutamente. scontrini, ma i carabinieri no. Su tre cassetti. Danno, danno. Macchine di una volta non c'avevano il cassetto sul poggiabraccio, Ma ce ne no, avevano non tre. scherziamo. Di plastica, semplici. I veicoli li ha smontati da cima a fondo, ma non scherziamo. Quando mi dicono sta cosa qua, veramente dico, non è possibile fare un ragionamento del genere. I veicoli sono stati smontati da cima a fondo. Da cima a fondo. Specie quelli degli ultimi delitti. Cioè. Questa cosa non si spiega, questa cosa si spiegherebbe solo se per un qualche motivo qualcuno aveva interesse a convincere gli inquirenti che i ragazzi fossero partiti dopo di quando in realtà sono partiti, anche forse per celarne la motivazione, chi lo sa. E fossero E che morti questo. dopo ovviamente Esattamente. il parcheggio Esattamente. a Firenze. Che loro fossero arrivati prima e quindi morti prima. Questo implicherebbe una serie di cose che adesso ho voglia di dire, ma non mi sento così, come dire, a differenza di tanti altri che hanno solo certezze, io ho solo dubbi su sta vicenda, però questi No, dubbi mi portano. sarebbero un po' pesanti, perché chi mette un biglietto per depistarti su un certo orario vuol dire che lui sa quando sono morti, come sono morte, implica una serie di ragionamenti cospirazionisti, chiamiamoli così. Chiamiamoli così, che potrebbero Però far in rigor indignare mortis qualcuno. Tra parla l'altro, chiaro. volevo dare un saluto a una nuova stella della mostrologia, il nostro Guido Angeli, nostro amico Non era Aldo, Guido? Aldo Angeli, scusa, Aldo Aldo, Angeli. ciao Aldo. Guardavo provare per credere, mi ricordavo Guido Angeli, ciao Aldo. Che diciamo che è un nuovo collega studioso, mostrologo. Che ha espresso delle considerazioni sicuramente decise, no? Nei confronti un po' di tutti i mostrologi, li ha sistemati dal primo all'ultimo, compresi noi, a parte Manieri e Segnini, ci ha messi tutti al nostro posto, no? Con un piglio proprio pazzesco.
È curioso perché, caro Aldo Angeli, tu ammetti di aver studiato solo da 6 mesi la questione e solo sui processi televisivi. In più oggi ho No, avuto no, conferma che lui tu... ha studiato gli atti della Corte d'Assisi. della Corte La d'Assise. Cassazione è il primo. Quindi lui Io volevo solo solo appelli. informarti. È solo per... Io volevo solo informarti che oltre a tutta quella documentazione, che tra l'altro è incompleta, esiste un oceano, ma che dico un oceano? Due oceani di documenti che tu non hai letto. Ed esistono 10 oceani di documenti che neanche noi abbiamo letto. E ti garantisco che per farsi un'idea sulla questione, non basta guardare il processo, perché alla fine, se guardi il processo per dire e fare la morale a tutti quanti sulla questione dei parenti, dicendo che non credendo alla versione ufficiale o comunque contestando la versione ufficiale, noi non abbiamo rispetto per i parenti delle vittime, non solo questa è una cosa di una presunzione mai vista, ma è una cosa completamente errata, e dico errata per non andare oltre, perché voglio essere gentile e voglio sperare che tu abbia capito proprio male Beh, la ma questione. scusami, ma allora le indagini che ha fatto Turco, le indagini che proseguono, che senso avrebbero se non cercano una verità alternativa? No, ma forse lui non Un'altra sa che la verità. sorella di Carmela De Nuccio si sta battendo per riaprire le indagini, quindi cosa consideriamo? Una persona che non ha rispetto per le vittime neanche lei? Com'è il ragionamento? Cioè, ti sei rivolto a noi senza conoscere niente dei nostri lavori, contestandoli, il che va bene, ma nel merito, non con una scusa generica che va molto di moda adesso nel mondo della mostrologia. Ti sei Che è rivolto il a... rispetto per le vittime. Esattamente, si è rivolto al mio amico Alessandro, si è rivolto a me, al mio amico Francis, al mio meno amico Alfiero, che però si è riuscito pure a sbagliarti sull'oggetto della contestazione, perché il video che poi è stato fatto nei confronti di Ofiero non Era nei rifletteva il confronti di dissidio che tu, Manieri, di il doppio Manieri, caricatore, che esattamente. io Io mi effettivamente confronto. ho oscurato perché era abbastanza. Era un Va po' bene. pesante, ma comunque era tra me e lui, effettivamente era un po' pesante. Sì, ma è una Ci sta. questione di differenza di opinioni, no? Non si può dire, a parere mio, che uno non ha rispetto delle vittime perché la vede diversamente, perché sennò tu cosa ci stai a fare lì? A ripetere quello che sentiamo da anni, Aldo Angeli? Guarda che i processi come sono andati lo sappiamo tutti, Aldo Angeli. Quindi, caro Aldo Angeli, se vuoi venire a spiegarci, a spiegarmi come funziona la questione del mostro di Firenze, la storia, quello che devo dire, con la massima gentilezza e tutto il tempo che vuoi, sei ospite nella trasmissione e vieni a insegnarci a vivere a noi e, se vuole, anche a Francis, a chi per loro. Va bene, Aldo Angeli? E un'altra cosa, A non ti me è arrabbiare. piaciuto, è Sì, simpatico, si arrabbia, è però simpatico. arrabbiarsi fa male per queste cose qua. Quindi non ti arrabbiare, caro Aldo Angeli, se vuoi venire puoi venire, però cerca di capire dove ti trovi, nel senso, è un mondo che probabilmente conosci poco. Studia, confrontati e poi magari esprimi dei giudizi. Va bene, Aldo Angeli? Ecco, ho chiuso la parentesi. Ciao, Aldo. Scusate, eh. Comunque, Quindi tornando... torniamo su Giogoli dopo Aldo. Io rimango un po' perplesso, Dario, sempre con gli stranieri. Quindi le vittime italiane, è bene o male, è sempre accertato il giorno. Per quanto riguarda le vittime straniere, il giorno va. Non è accertato niente, non è accertata neanche la reale presenza, cioè in quei giorni, in quei posti. Sappiamo che sono morti in Italia. Sappiamo che sono morti in quella zona lì, ma non sappiamo quando sono arrivati con certezza, dove e come si sono mossi. Non sappiamo Potremmo niente. sentire le parole dell'Otti, forse l'Otti ci può illuminare, però è un Lotti. terno all'otto, scusa il gioco di parole. Interno a Lotti.
Noi da quello che sappiamo, allora, dall'impianto dell'accusa si vuole vedere il Lotti, i compagni di merende, Pacciani, nei dintorni di Giogoli, no? Perché le varie testimonianze sui motorini, lo sconosciuto vicino al motorino, visto nel giardino davanti alla villa, cioè, insomma, tutto sta a indicare, poi è stato riportato anche nell'impianto accusatorio, che loro, i compagni, gli assassini, erano presenti nella zona giorni prima addirittura. Cioè, quindi Pacciani Che scopriamo che è un senso altro ha? con il superpotere. Lui sapeva, attraverso la telepatia, che questi sarebbero arrivati giorni dopo, proprio in quel punto lì. Oltre la veggenza, avrebbe anche il superpotere del cambio di colore del motorino su un colore che poi non viene ritrovato. Esattamente, esattamente. Quindi io adesso, senza ironia, chiederei anche a gente come Manieri, vabbè, lui non è, per carità, un patologo, non è proprio l'esperto, però è uno che è stato consulente del processo Pacciani, voglio dire, non è proprio l'ultimo arrivato. O a qualcuno che appunto può darci un parere ragionato e diciamo concorde alla sua professione, magari di medico legale. Ci desse un parere così, asettico sulla questione. No, è possibile che questi siano morti 33 ore prima con una risoluzione cadaverica di questo tipo qua e con degli episodi appunto di muffa nello stomaco, di reticoli? È possibile questo? Perché da quello che ho letto io, da ignorante, però i libri, anche internet oggigiorno, nei posti giusti, nelle pubblicazioni ufficiali, sono fatte per essere letti, per imparare, no? E io ho concluso questo, che non è compatibile con Poi, l'impianto che è Dario, stato montato. scusami, ma allora loro già le vittime sono state trasportate in loco, cioè nel furgone, no? Gli inquirenti hanno preso il furgone con le vittime dentro e l'hanno portato via. Tu mi vorresti anche dire che magari loro già morti sono stati portati con tutto il furgone lì. Io non l'escludo come ipotesi, diciamo, non l'escludo per niente. Perché, Non l'escludo per niente. sai, nella Questo dinamica del è delitto c'è qualcosa di strano, no? Già sparare a qualcuno da fuori attraverso la lamiera e prenderlo perfettamente in testa, sfido, no? notevole. È notevole, per di più da uno che non ha mai sparato. No, sai, io Come sparo, dicevo. se tu miri con l'occhio. L'occhio sulla canna va bene, ma se tu già spari con la mano che non sta. Sì, attraverso un vetro fanè, tra l'altro, attraverso un vetro opaco. Parzialmente era Perché opacizzato. era opacizzato il vetro da cui passa il primo colpo, no? Che, o comunque il colpo famoso che avrebbe sparato Lotti, no? Che è quello che poi lo incolla curiosamente, perché nessuno, io lo ripeto sempre questa cosa, ma ripetita Juvent, pochi si chiedono come mai Lotti, che è entrato nella posizione privilegiata, tra virgolette, di testimone, tra l'altro sotto protezione testimone, no? Quindi stipendiato, non aveva niente da temere, nessuno sospettava che anche lui poteva aver sparato il gioco. Come mai Dici perché si autoaccusa? si autoaccusa di punto in bianco, senza che nessuno dica ma è stato Lotti, oppure mi sembra che di aver sentito che è stato. No, lui dice: ah, io quel giorno sono arrivato, mi ha messo la pistola in mano e gli ho sparato un colpo, no? Ma Lotti dov'era il corpo? Era davanti al posto di guida, sicuro Lotti? Sì, era davanti. Ma Lotti sei sicuro? 3, 4, 5, 10 volte, il corpo era dietro. Dario, che Comunque giorno lui si dice Lotti? autoaccusa. Precisa il giorno Io, dell'omicidio. ecco, allora, io qua non voglio dire una cavolata, ma sono praticamente sicuro, poi sicuro è morto, ma ho una ragionevole certezza che Lotti, quando si riferisce a questo omicidio, per la verità anche agli altri, però, quando si riferisce a questo omicidio, parli sempre del giorno del delitto, il giorno prima del delitto, il giorno dopo il delitto. Io gradirei che qualcuno che conosce gli atti meglio di me mi portasse, ecco, che così possiamo sfatare questa cosa,
un pezzo di Diciamo carta dove c'è Lotti scritto non che dà mai Lotti dà una punti di data. riferimento, non dà mai un punto Mai. di riferimento certo, preciso, neanche le stesse strade che lui disegna e poi cambia. Ma guarda, l'unica volta che li dà, se non sbaglio, Scopeti, un riferimento orario, ne dà uno in testimonianza dopo che gli è stato chiesto se era a quell'ora lì. Non è che l'ha detto lui, gli ha detto erano le 11, sì, era una cosa del genere. E un altro è quello sul sopralluogo dove parla delle 6 del mattino. Quelli dicono, ma Lotti, ma che cazzo dici? E Lotti, mi sarò sbagliato. No, dà riferimento anche Sono sulla delle strada del cose Baccaiano. sì, è stato il Baccaiano lì è un Ci sarà una capolavoro puntata apposta solo per quello. Baccaiano come minimo merita proprio una puntata tutta a sé perché quello che si evince da quella situazione lì che riesce a dire Lotti, che riescono a dire che riesci a percepire no? Dalla meccanica che viene detta come ufficiale dell'omicidio, dici ma questa è fantascienza. Viaggi nel tempo, robe del genere, cioè. Quindi lui là a Giogoli si autoaccusa per comunque darsi un ruolo, no? Perché altrimenti. Allora ragazzi, si sa che il mostro era più alto di 1,80 m, dalle analisi che sono emerse, da quel delitto e da altri delitti. Non in tutti, ma in quasi, in alcuni si ipotizzava, in altri si è accertato. Serviva una persona più alta di 1,80 m che giustificasse questa presenza di un uomo più alto, notevolmente, di Pacciani e un po' più alto di Vanni. Visto che Vanni aveva il ruolo dell'escissore, Pacciani era troppo basso, serviva qualcuno che dicesse, ricordatevi di me, io sono più alto di 1,80 m, quando vedete qualcosa sparato a un'altezza che non vi ritorna, sono poi io. Questo è quello che si può evincere da un comportamento del genere. Poi ci sarebbe da capire il perché, il per cosa, però. Capito Aldo Angeli, le sapevi queste cose qua? Ma Lotti era a palo, no? È palo. Un palo che a Scopeti sta nella piazzola, quindi nel posto dove si uccide. A Baccaiano sta 1 metro da quelli dove deve far palo. Un palo atipico, Un palo un palo. così, a voce. Pensa un po' se arrivava qualcuno che veramente voleva entrare in piazzetta e Lotti si sarebbe fermato lì. Non si può Lotti passare. invece di Scusate, sta è un corpo in sull'entrata, omicidio. invece Disarmato? di sta all'entrata, Disarmato. stava dietro la golf lui. Invece di stare all'entrata della piazzola, stava dietro la Sì, gola. stava dietro la golf. Lui faceva palo per gli cinghiali, per gli stambecchi, no, per tutta una serie di A fauna. Baccaiano si poteva mettere con la macchina lontano e fare i fari quando arrivava qualcuno. Invece no, era presente, stava lì durante gli spari. Stava lì, parlava con Pacciani. Quindi un Esattamente, palo. lui descrive un momento in cui dopo l'omicidio si fermano lì per un bel po', dove Pacciani dice adesso tu non te ne vai, lui dice io me ne voglio andare, ma no, tu non te ne vai, io me ne vado, non te ne vai, poi a un certo punto lui dice che se ne va indietro. Cheto, cheto, Pacciani a un certo punto si vede che non c'è più voglia di discutere e lui riesce ad andarsene, no? Quindi Pacciani Piano credo che sia piano, il problema è che piano piano. l'omicidio è stato fatto entro 2 minuti, quindi È stato fatto veloce veloce l'omicidio, anche questo è a il Giogoli, problema. quindi Lotti non faceva il palo, perché se sparava non faceva il palo neanche a Giogoli. Ma Quindi senti, a Giogoli lui riesce a dire che ha parcheggiato sulla strada per Montagnana, che è all'altezza del paese, la strada per Montagnana. Dice che Pacciani e Vanni hanno parcheggiato a bordo strada, un po' più avanti del punto in cui erano i ragazzi prima che la macchina si muovesse. sì, a Nessuno dei Baccaiano. testimoni ha parlato di un'altra macchina a bordo strada. Allora, o questi sono invisibili. Di cosa parliamo? Lotti che della strada per Montagnana, che poi nega di aver detto quello, di aver fatto il disegno col percorso, lui nega, dice che il video per Poppiano non l'ha mai nominato, come è possibile? Come se qualcuno gli avesse detto, di Lotti, hai fatto una descrizione che non torna, devi rettificare sta roba in qualche modo. Ormai era scritta, Filastoglie la porta, Esatto, ormai era scritta. quello è il problema, ma non c'è nelle sentenze, caro Aldo Angeli.
solo quelle d'assise, solo l'appello. Gli assisi. Quindi l'autopsia, Dario, stasera ci siamo andati molto cauti, perché poi sì. ci sono altri elementi, no? C'è la schiuma dalla bocca. Allora, com'era? Una vittima ha la schiuma in bocca, quell'altra ce l'ha nei polmoni. Una schiuma mista sangue, l'altra nei polmoni. Adesso io devo rianalizzarla bene, però almeno di una vittima, se non sbaglio, il Maier che aveva il sangue in bocca con questa schiuma, non ci sono danneggiamenti da quanto si legge, però mi riservo di leggerla più attentamente. Danneggiamenti agli organi del collo, ai polmoni, quindi risulta curioso. Sì, perché la schiuma la fa di solito l'edema polmonare o annegamento. Ho parlato anche io con un medico, mi ha detto, certo, se c'è stato un colpo sulle arterie dei polmoni, un colpo di pistola, però i polmoni sull'autopsia hanno le arterie che sono in buone condizioni. Sì, ripeto, io quel lato lì adesso lo voglio rileggere, ma da cosa ho scorto a una prima lettura, sì. Sono veramente tante le stranezze che si leggono in queste autopsie. Tanto, voglio dire, c'è sempre la postilla che dice tutte queste considerazioni fatte dai medici legali sono puramente indicative. Quindi no. Certo, la retrodatazione dei giocoli ci mancava. Sì, non ha mai parlato nessuno effettivamente della retrodatazione di giocoli. E mi piacerebbe vederci più chiaro, appunto, se qualcuno con delle competenze reali ci può dare una mano e dire la sua a riguardo, sia attraverso i commenti, che attraverso il gruppo Facebook, che attraverso messaggi privati. Ben venga, noi siamo aperti ad ogni possibilità, purché abbia senso e abbia un fondamento. Perché noi ci si taccia tante volte, ci tacciano come gente che ha le proprie idee, ha la propria pista e le altre non contano. No, è tutto il contrario. Quello che ci muove è smontare tutto quello che non ha senso e non ha mai avuto senso. Spogliare la vicenda e, da quel che ne rimane, vedere cosa si può trovare, anche con l'apporto, soprattutto con l'apporto di gente che se ne intenda nei rispettivi campi di analisi. Ma non si può dire, il discorso, e poi non lo ripeto più, che ha fatto Angela, ma non solo lui adesso, seriamente, l'hanno fatto anche altri, che se tu la pensi diversamente dalla versione ufficiale non hai rispetto per le vittime, perché a quel punto lì chiudiamo tutti i baracche burattini, compreso Aldo Angeli, compreso Fiero, compreso tutti gli altri, perché di cosa stiamo a parlare? Se la verità c'è, parliamo almeno dei responsabili, perché viene fatto notare anche questo, c'è la verità sugli responsabili materiali, ma non sui mandanti. Bene, sui responsabili materiali c'è, perché siamo ancora a discutere su quello? Perché parlate dei responsabili materiali se sapete già che le cose sono andate così? È tutto chiuso, è tutto finito. A me non sembra che sia finito. A me sembra, anzi, che più se ne parla, più ognuno difende la sua pista, anche per scopi commerciali, perché tante volte uno ha seguito una pista, poi si è trovato, per qualche maniera, a frequentare certi ambienti, a fare dei libri, a fare dei prodotti commerciali, e poi quando emergono nuovi elementi, forse non ha più la stessa forza che avrebbe avuto prima, che magari sono contrastanti con quello che ha creduto fino a quel momento, forse non ha più la forza che avrebbe avuto prima per poter onestamente dire andiamo a vedere se le cose che ho scritto sono veramente così o se le Dario, cose sono andate così. fosse nell'ipotesi di Redo che fossero morti prima. Sì. Ci sono quella serie di implicazioni, quindi uno staging, le macchie di sangue di dietro dovrebbero essere state messe lì, i bossoli ugualmente. Anche il bigliettino del parcheggio, c'è Esattamente. poi la radio sempre accesa, facci caso, perché di solito anche in altri omicidi c'è la radio accesa. Però ecco, Sì. diventa una sorta di staging, cioè montano la scena. Noi possiamo ipotizzare sempre nel campo delle ipotesi, nessuna certezza, ripeto.
possiamo ipotizzare che queste due coppie siano state attirate o siano arrivate in Italia già con l'intento di recarsi in un particolare posto che non è emerso, per altri scopi, dal lavoro per quanto riguarda Nadine, dal viaggio per questioni di vacanza, di una semplice vacanza con velleità artistiche per la questione dei tedeschi. Sappiamo che altre vittime sono state in contatto con cartomanti, maghi o comunque guaritori prima dell'imminenza dell'omicidio nei giorni precedenti. Sappiamo che ci sono comunità particolari nella zona di San Casciano che attirano la gente perché sono, diciamo, a livello di rapporti interpersonali con la gente che si presenta lì, sono molto gentili, fanno le domeniche che danno il pranzo gratis, fanno festa, insomma. Ci sono diverse attrazioni che possono aver richiamato delle coppie di giovani nel posto e potrebbero non avere nulla a che fare con negozi di scarpe, con viaggi di lavoro, con viaggi di vacanza, ma aver avuto forse un altro fine ben più preciso. Potrebbe essere che siano stati attirati in una trappola, proprio nei posti o dalle persone da cui loro volevano recarsi. E quindi potrebbe essere che queste persone siano state uccise altrove, visto che nessuno li avrebbe cercati. Con più calma. E mi azzardo a dire, e magari lo staging potrebbe essere avvenuto in più fasi per dimezzare il rischio, ovvero portare il veicolo in una prima fase dove non rischi niente, perché se sei al volante di un veicolo che non cerca di proprietà di una persona che non cerca nessuno, non rischi niente, specie se poi sei una persona che sa con certezza o con ragionevole certezza di non essere fermato. E in una seconda fase può essere stato allestito i dintorni, no? Del posto delle due piazzole, e in una terza fase portato eventualmente il corpo, i corpi. Questa è solo un'ipotesi, naturalmente. Io ho qualche elemento che mi porta a dire questo, che non abbiamo detto su alcuni documenti, per carità. Niente di sicuro, niente di certo. Però mi sembra tremendamente più veritiero delle cose che leggo, delle conclusioni a cui si giunge dai documenti. Devo dire la verità. Giusto per voler rimanere cauti, no? Qui Rigor parla chiaro, o il killer ha prodotto quel bigliettino del parcheggio, aveva il suo potere, aveva in mano quei biglietti. O complici del killer. Poco cambia, perché l'entourage è quello. E la finalità è cambiare l'orario. Cambiare la posizione delle persone. Chi è che è in grado di allestire una scena del crimine? Solitamente, ragazzi, gli inquirenti. O un killer ben senza attrezzato. Senza nessuno e senza dire, perché intendiamoci, e senza pensare per forza agli inquirenti coinvolti. È un ragionamento oggettivo che, da quello che si vede, la prima cosa che mi viene in mente è che questo tipo di preparazione è riconducibile a persone che conoscono molto bene apparati militari, paramilitari, forze dell'ordine, divise, servizi, sì, ci mettono in mezzo chi vogliono, però. E ripeto, e vorrei veramente essere contraddetto, perché non è anche in una vicenda così brutta,
Non è una cosa bella arrivare a dover pensare che queste cose siano state fatte o siano stati coinvolti delle persone che in realtà dovrebbero proteggere, non la gente che... i civili, no? Ah, Quindi guarda, sarebbe c'è ancora una più... domanda per te, Dario, da Angelo. Ciao Angelo. Dice, i colpi sulla lamiera sono stati sparati, non avevano affumicatura, quindi non sono Sì. stati Da sparati sono un stati sparati silenziatore più della lontano famiglia. da 50 centimetri, più lontano di mezzo metro. Questo verrebbe a favore di quello che dico io, che non serviva sparare a qualcuno dentro, serviva fare un buco. Questo vuol dire che tu non riesci a vedere perché ti devi avvicinare ai vetri per guardare Bastava fare un buco. dentro. E quindi se spari da lontano non puoi guardare dentro, insomma. Vedete che poi i ragionamenti si concatenano da soli. Se io ho un vetro fanè, un vetro opaco davanti, metti che sono all'ottico, ho mai toccato una pistola in vita mia, e sparo da quella distanza, il mio intento non è uccidere o ferire che dentro, il mio intento è fare un buco. Poi, ma quale killer non avrebbe aperto la porta e sparato da dentro? Quale killer? Perché sparare alla cieca? Perché poi il van è anche abbastanza lungo. Devi essere anche fortunato a prenderli dentro. Certo. Ma infatti c'è una serie di incongruenze, di stupidità, ma anche da chi affronta. Scusate, non è che voglio dare da stupido a nessuno, ma anche io ogni tanto faccio dei ragionamenti, spesso anche dei ragionamenti stupidi, però poi cerco di rendermene conto, ovvero rianalizzo tutto e dico, ma ha senso questo? Ma ha veramente senso? È un killer normale, arriva, apre lo sportello, ciao a tutti, boom. È la più logica, più facile, veloce, senza complicarsi, Ma no? chiunque Spara ci alla sia stato lamiera. l'assassino, no? Io penso, senza dover dire Pacciani, Narducci, chiunque altro, chiunque sia stato l'assassino. Porca miseria. Ma ha Perché senso. poi, ma logicamente ci arrivo io come chiunque, che la lamiera attutisce la forza del proiettile, se non addirittura cambia forse anche traiettoria leggermente, Traiettoria, però certo. una Specie, palla. infatti, potrebbe venire in aiuto Manieri, specie in un'arma a così basso impatto, no? Come Ecco, una come la calibratura. Calibro 22, forse sicuramente Enrico Manieri ci può dire qualcosa più sull'impatto del proiettile sulla lamiera del furgone? Ci può dare Anche qualche perché pare, io ho elemento in più? sentito appunto Enrico in diretta l'altra sera, sentivo che diceva che è arrivato il momento anche per lui di tirar fuori alcuni documenti, no? Che teneva per sé, perché appunto alcuni elementi l'hanno portato a ritenere che c'è da rivedere la vicenda sotto un altro occhio. Quindi noi prendiamo al balzo, almeno personalmente prendo al balzo l'appello di Enrico, cioè, e cerchiamo di capirci qualcosa. Però senza preconcetti, perché il preconcetto è veramente castrante per una vicenda così difficile, soprattutto con così tanti elementi. Gli elementi sono innumerevoli, le persone, le situazioni, come sono legate tra loro, come sono intrecciate. Volendo sono tutti intrecciati, ragazzi, quindi volendo, state Sì, diciamo, tranquilli come il muovo dall'altro. preconcetto blocca l'imparzialità, blocca un ragionamento, la possibilità di un ragionamento più Un capace, ragionamento più serio. sereno. Quindi sull'autopsia ai giocoli andremo avanti, ne faremo qualche altra puntata. Assolutamente, rinnovo l'invito appunto a chi vuole saperne di più o ne sa di più e vuole, come dire, contribuire
a darci una mano, a capire, no? A ricostruire come potrebbero essere andate alternativamente le cose, è più che benvenuto, con la massima disponibilità sia in trasmissione che sui commenti, messaggi privati, insomma, come meglio preferisce. Non accettiamo solo anonime fiorentini. Io non vedo domande, Dario. Questa domanda di Angelo è stata un bello spunto. Sì, vedi? È vero. Sono persone io vi ricordo a tutti quelli che ci guardano, ci guarderanno, ci hanno guardato, di iscrivervi al canale YouTube. Adesso da fine mese o giù di lì cominceremo a fare le dirette direttamente, scusate il gioco di parole, da YouTube. Ci permetteranno di essere un po' più performanti, di fare dei contenuti anche un po' più di qualità, perché naturalmente si inizia da un certo punto e poi si cerca di progredire. Quindi iscrivetevi, oltre a guardare i video, così aiutate a far crescere il canale e noi cercheremo di, come dire, di dare un contributo più esaustivo e più completo a quello che già cerchiamo di fare. Benissimo, hai fatto un buon... Hai argomentato bene stasera, è stata una bella puntata su Giocoli. Ringrazio. Molto, molto curiosa. Non so, quindi continueremo allora ancora con le autopsie. Se sì, adesso non so, adesso parleremo, a meno che qualcuno non ci riporti su questo specifico argomento prima della prossima puntata, magari la prossima facciamo su un'altra cosa e poi ritorniamo qua, nel senso giusto per non dare sempre... Non certo, sempre sono tutte collegate, no? L'ultima era sullo Skizzen, che poi è sempre Giocoli. Esatto. Vuoi o non vuoi, quindi sono cercheremo tutte di dare un filo conduttore, ma magari parlando una volta di un argomento, una volta di un altro, tanto poi vedrete che è tutto collegato. Va bene, Dario. Se non vuoi aggiungere altro, per stasera abbiamo finito. Va bene, io ti auguro buona serata, auguro buona serata a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ok, ciao Dario. Ciao ciao. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.